Uomini e donne, Claudio Falghera cerca moglie, ecco fa l'imprenditore ex cavaliere di Maria De Filippi. Claudio Falghera, terza e ultima puntata. La parabola televisiva del facoltoso imprenditore pesarese. Protagonista di una serie di puntate del programma televisivo Uomini e donne. Passa attraverso i social. L'ex cavaliere del regno di Maria De Filippi, dopo essere stato convinto ad abbandonare lo studio spinto da un'eloquente frase della padrona di casa, non è stata un gran perdita, che riassumeva anche l'infelice esperienza in TV di Biagio, è comparso su Facebook con una nuova pagina. Claudio Falghera Real, un sito internet dedicato, ma ancora in costruzione, e un video in cui elegantissimo declama poeticamente tutto quello che donerebbe alla donna della sua vita. Iniziando dal corteggiamento. Perché una donna dovrebbe scegliermi? Perché sono bello, simpatico, divertente, gli amici e la famiglia mi chiamano invincibile. E una volta scelto, ti porterò nel ristorante più romantico ed elegante della città. L'indomani voleremo verso un'isola dei mari del sud dove le stelle sono così vicine che ci sembrerà di toccarle e ci illumineranno durante le notti di grande passione che trascorreremo sulla spiaggia. Il vedovo pesarese dunque è decisissimo a trovare fidanzata e le corteggiatrici non gli mancano. Tanti i messaggi agganciati al video, alcuni ammiccanti, aspetto l'invito sei affascinante. Altri invece, pur molto educati, lo inducono a volare basso. A me piacerebbe mangiare con te un buon panino su una panchina e chiacchierare. Oppure più esplicitamente, scegli una donna da amare solamente, signor Claudio, una donna non ha bisogno di tutto questo. Basta che si senta amata, desiderata, protetta, rispettata dal suo uomo. E sarà felice anche di mangiare insieme una piadina su un prato verde. Il dubbio omletico, due cuori e una capanna oppure in villa con piscina? Ai posteri largo a sentenza.